Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video sulle sopracciglia. Mi chiedete in tantissimi come evitare di avere i buchi e come far crescere le sopracciglia. Allora, io sono un caso particolare, nel senso che utilizzo i miei rimedi e mi crescono praticamente 2-3 volte a settimana, le devo ritoccare addirittura perché ne crescono troppe. Infatti vi faccio vedere da vicino, non so se si vede. Pronto? Fotocamera, vedete che roba? E quindi devo sistemarle. Però prima di sistemarle, aspettate che raddrizzo. Prima di sistemarle, di solito faccio sempre il rimedio, che va fatto tutti i giorni, soprattutto se avete i buchi, altrimenti cercate di farlo comunque ogni sera prima di andare a letto, oppure applicatelo prima di fare la doccia, lo lasciate su mezz'ora e poi andate a sciacquarvi. Io utilizzo appunto olio di ricino e questo bastoncino. Aiuto, ok, preso. Lo passo, mi raccomando, la parte davanti tiratela in su e la parte di fianco tiratela in giù verso la crescita del pelo, per aiutare a massaggiare nel modo corretto questa zona, perché spesso non crescono perché c'è una sorta di intoppo nei follicoli piliferi, quindi dovete massaggiare. Ecco, con questi pettinini qui è più facile. E lascio agire almeno per mezz'ora. L'olio di ricino fa crescere anche i capelli, le ciglia, le sopracciglia, fa crescere un po' tutto. È uno dei miei ingredienti preferiti. Amazon sta consegnando ancora, se vi interessa, perché alcuni store non consegnano, hanno dei corrieri pessimi. Poi vi farò un video dove spiegherò che cosa sta succedendo, perché non è possibile che io ho ordinato e tutti i corrieri si sono trattenuti la merce, dicendo anche che grazie agli accordi col destinatario consegneranno più avanti. Io non so di cosa parlino, comunque ok. Massaggiate bene. Ok. Almeno per mezz'ora. Dopodiché sono pronta per sistemare le parti che sbucano. Ho già fatto comunque diversi video dove vi faccio vedere come pulire le sopracciglia, vedete che sono molto più ordinate, e io vi consiglio di togliere il meno possibile, proprio perché di solito la forma che hanno le nostre sopracciglia è quella più adatta alla nostra tipologia di viso, come in questo caso penso ovviamente. E nulla, questo è tutto, ti mando un grosso bacio, iscriviti al canale con un commentino qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!